spesso ci capita di rifare le stesse cose nella vita sapendo che sono errori. E non è questione di essere cretini. Cioè tu capisci benissimo che la cosa che hai appena fatto è sbagliata o controproducente per te o per altre persone. E sai benissimo, anche mentre la stai facendo, ne hai proprio il sapore metallico in bocca, che quello che stai facendo è una ripetizione di qualcosa da cui ti sembra di non saperti dissociare, distaccare, eppure lo fai. E se sei proprio bravo, bravissimo e anche un po' allenato, riesci addirittura ad accorgerti che stai per cominciare a farla quella cosa lì, eppure non riesci a non farla, ti viene automatico, hai imparato così, è l'unico modo che sai utilizzare per entrare in relazione con le persone, comportarti in una determinata situazione, affrontare un tema o un problema. E così avere storie d'amore brevi, o non riuscire a fare a meno di averne una, o non riuscire a dare confidenza alle persone, o non riuscire ad aprirsi con i colleghi, o non riuscire a non fare determinate cose che peraltro sai che appunto poi ti giocano contro. E magari sono 10, 20, 30 anni che rifai le stesse cose. Allora c'è un buon esercizio, al di là della psicoterapia che mi sentirei di consigliarti, ma d'altronde la consiglierei a un po' tutti anche per un sistema esplorativo e di messa a punto. Non è che vai a fare il tagliando la macchina soltanto quando la macchina è scassata. L'esercizio è questo. Quando ti accorgi di qualcosa che tendi a rifare nello stesso modo, e te ne accorgerai perché hai proprio una sensazione fisica, un'emozione ancestrale, come un'onda oceanica che viene da dentro e che ti porta a dire e a fare quelle cose, fai uno sforzo micidiale e sospendi la reazione. Cioè non fare quella roba lì per una volta, non dire quella cosa, non agire in quel modo. Vedi che cosa succede. Impara a stare con punto interrogativo. Cosa c'è al posto di? Ansia, senso di vuoto, noia, tristezza, domande. Prova a stare con quello. È quello lì il problema. Non è quello che fai. Quello che fai è il modo che hai imparato per provare a non sentire quella condizione che ti fa stare male e per cui fai quella roba lì automatica. Ma il problema è come ti senti e come non riesci a stare col modo in cui ti senti. Prova a prendere confidenza con il tuo ripieno e vedi che cosa succede.